Questo video tutorial ha lo scopo di effettuare le primissime operazioni di configurazione del tema PASO 2013. In particolare, noi andremo a configurare e a caricare un plugin in grado di gestire gli eventi, quello che viene raffigurato poi nel modello definitivo come calendario eventi, che sarà correlato in modo automatico nella home page a uno spazio dedicato, prossimi eventi dove verranno a essere, diciamo, automaticamente riportati gli eventi più vicini alla data di visualizzazione da parte del cittadino. E poi andremo a dire che la pagina di ingresso sarà una pagina personalizzata chiamata Home. Bene, vediamo un po' come fare a fare questa prima trasformazione. Andiamo nel nostro pannello di amministrazione. E ci concentriamo adesso sul primo aspetto, cioè la creazione del calendario eventi. Andiamo in aspetto, scusate, andiamo in plugin, aggiungi nuovo e cerchiamo il plugin, anzi Event Calendar 5.3. In realtà sarebbe for PHP 5.3. Andiamo a trovarlo, eccolo qua, Event Calendar 3 per PHP 5.3, che è quello che solitamente è necessario nelle nostre installazioni che utilizzeranno le ultime versioni del PHP. E per distinguerlo è un plugin realizzato da questo Alex Tingle. Clicchiamo su Installa ora, siamo sicuri. Ecco, i plugin che noi daremo come indicazione sono plugin testati, utilizzati già da tante scuole, per cui ci sembrano particolarmente adatti per i nostri siti. L'abbiamo attivato e adesso, prima di configurarlo, dobbiamo creare una categoria chiamata eventi, che sarà quello che consentirà di correlare i nostri articoli a un evento e al calendario. Quindi andremo in articoli, categorie, e aggiungeremo la nostra prima categoria che si chiamerà eventi, e vedremo poi nel tempo come questo maneggiamento, diciamo, di categorie diventi fondamentale come, diciamo, cifra distintiva un po' del nostro tema, che usa un sistema di classificazione delle informazioni basata proprio su categorie e tag. Bene, aggiungi nuova categoria. Vedete, creare una categoria è piuttosto semplice e in automatico eccola qua nell'elenco delle categorie presenti. Adesso andiamo a configurare il plugin. Andiamo in impostazioni, Event Calendar. Vedete che adesso ci torna utile. Qual è la categoria eventi associata al calendario? Si chiama proprio eventi. Mostra gli eventi come articoli nel blog come eventi separati. E detto questo, abbiamo già configurato tutto ciò che ci serve. Salva modifiche. Prima operazione è stata fatta. Adesso ci occorre andare a dire che la pagina nostra di ingresso del sito sarà la pagina home. Per fare questa la dobbiamo creare. Come si crea una nuova pagina? Si va col mouse in corrispondenza di pagine, aggiungi nuova e si dirà che il titolo è home. Questa è una pagina già tutta gestita automaticamente da un modello, cioè non conterrà contenuti particolari da inserire nell'area di editor, ma andrà soltanto detto che l'attributo di pagina è di essere associato al modello home page e la pubblichiamo. Se andiamo a vedere adesso il nostro sito e andiamo a vederlo cliccando in corrispondenza di PASO 2013 o del nome del nostro sito in Visualizza sito, vedete che in realtà non è cambiato nulla, la visualizzazione rimane tutta quella lì bianca, cioè non è ancora stato ottenuto l'effetto di sostituire la pagina d'ingresso con la pagina home. Dovremmo fare ancora una piccola operazione, ma nel frattempo portiamo a casa già un cambiamento, che il calendario è apparso nella cosiddetta right sidebar, che è la colonna di destra. Bene, proseguiamo nel nostro lavoro, facendo in modo che la pagina d'ingresso sia la pagina home. Come otteniamo questo? Andiamo in impostazioni, lettura, e diciamo che la pagina iniziale non è in automatico data dagli ultimi articoli, ma una pagina statica che noi ci scegliamo.
Eccola qua, home, una volta creata appare in questo menu a discesa. Già che ci siamo, diciamo, ci spuntiamo anche un'altra opzione, per ciascun articolo in un feed mostri riassunto. Questo sarà prezioso perché consentirà, nel momento in cui noi diffondiamo le informazioni attraverso i feed RSS, di facilitarne la lettura, proprio con il trinomio, diciamo, data, titolo, che è linkabile poi alla fonte della, not della notizia, e riassunto. E clichiamo su Salva modifiche. Andiamo a vedere l'effetto. Ecco, vedete che continua a essere bianca, però in automatico intuiamo che la parte centrale è stata suddivisa in due colonne, un po' come era qua il sito d'arrivo, no? Vedete la colonna destra con i prossimi eventi, con niente sopra perché non abbiamo ancora né news né circolare, lo vedremo tra non molto, però cominciamo a avvicinarci a questa visualizzazione. Ma non è ancora quella. Vogliamo fare la terza e ultima cosa in questo video tutorial, che è quella di dare un tema al nostro sito. Andiamo, un tema grafico in bacheca, e qui accediamo a un'interessante funzione che ci ha regalato Ignazio dell'ambito territoriale di Varese. Andiamo in aspetto e vedete che qui c'è una novità rispetto al tema precedente. C'è la voce tema PASV. La voce tema PASV ci permette una configurazione automatica di molti aspetti del nostro sito. Noi in questa regione, diciamo, di amministrazione potremo impostare il logo, impostare lo stile, decidere se vogliamo o no in automatico i cosiddetti bottoni social, l'altra novità in fondo ai nostri articoli, quindi le nostre comunicazioni, i nostri circolari, le nostre news. Personalizzare la testata con magari l'indirizzo della scuola e via discorrendo, il footer o piede mettendo l'autore del sito e poi l'impostazione delle due colonne centrali della home page. In questa fase facciamo una cosa sola, che è la scelta dello stile. Quindi andiamo in corrispondenza della voce stile e andiamo a scegliere e a memorizzare una scelta di stile. Mettiamo ad esempio blu sfumato. Memorizza modifiche stile e vediamo qual è stato l'effetto. Visualizza sito, vedete, comincia già a prendere forma, cioè il nostro sito comincia a organizzarsi un po' come quel sito modello, tenendo conto ovviamente che noi potremo peraltro scegliere tra diverse combinazioni di colori. Questa è una, ma ce ne sono tante altre, ad esempio se noi avessimo scelto, non so, il viola. Ecco che avremmo ottenuto una modifica di visualizzazione in automatico. Nelle prossime tutorial vedremo come proseguire nell'operazione di configurazione del tema e poi di inserimento di contenuti scolastici.